molto preoccupato per la scuola, è solo per la didattica a distanza, quindi con i bambini, non è solo i bambini che vanno a scuola, ma è tutto l'insieme che comporta, tutto insieme, la persona fuori a scuola per prendere i bambini, si crea sempre a me, non è solo il bambino in classe. Poi non capisco come mai 28 bambini possono stare in una classe singola e tante altre cose sono chiuse, mentre i bambini sono obbligati a stare in classe ferma, a non muoversi, alcune volte ad avere pure paura di andare in bagno, non paura in che senso, però se ci vanno una volta non lo chiedono due, perché è una situazione un po' particolare. Sì, sono per la didattica in presenza, onestamente non è facile né per i genitori né per i bambini. I bambini hanno bisogno di stare insieme, di studiare in classe, e non è facile neanche per noi genitori. Io ho 4 figli e onestamente non è facile neanche per noi, perché a casa anche nel piccolo vanno sempre seguiti. E niente, spero che non salgano i contagi, perché capisco anche la situazione, se salgono i contagi è normale che i sacrifici si fanno senza nessun problema, però andare a scuola è anche importante. Io sono molto preoccupata della situazione, perché purtroppo il monitoraggio dei positivi, la conta, i tamponi sono lentissimi e purtroppo non riusciamo a stare in sicurezza. Nonostante a scuola vengano rispettate tutte le regole, però all'entrata e all'uscita si creano assembramenti e quindi questo è molto preoccupante. I contagi in città aumentano di continuo e quindi sono assolutamente per la DAD, anche perché la DAD è uno strumento validissimo. Io in quanto mamma sono contentissima di come sia stata fatta in classe di mia figlia, è fatta benissimo ed è uno strumento che secondo me in questo momento è assolutamente necessario, visto l'aumento esponenziale dei casi. Ma io sul tema della didattica a distanza sono moderatamente favorevole. Naturalmente è chiaro che bisogna dare più strumenti e più possibilità sia ai ragazzi e alle loro famiglie che alle scuole per poter fare questo tipo di didattica. È stato un esperimento formativo che secondo me è stato anche utile per preparare i nostri ragazzi anche ad eventuali, diciamo, scelte tecnologiche future. Naturalmente io ho avuto l'esperienza dei miei figli, ho 3 figli, tutti e 3 hanno avuto, diciamo così, la necessità di fare didattica a distanza. Ci siamo trovati bene, con qualche sacrificio dal punto di vista della socialità, degli incontri che fisiologicamente ci sono in classe, che certamente non possono essere sostituiti da uno schermo di un tablet o di un computer o di un telefonino, ma di necessità virtù. Quindi ritengo che per prima cosa debba venire la salute dei nostri figli e dopo, diciamo che questo ci permetterà sicuramente per il prossimo anno scolastico di affrontare con più serenità e con più naturalezza e con più regolarità e più normalità tutto quanto l'anno, appunto, scolastico che sta per arrivare.